E ciao a tutti ragazzi, sono Kered, benvenuti in questo video. Raga, torna anche il Road to Europeo. Avevo detto un video al giorno, ma come al solito faccio come cavolo mi pare. Mi ricordo un po' Federico Marconi quando faccio così. Ciao Fede. Che anche lui è un po' incostante, no? Comunque ciao Fede, sei uno dei miei YouTuber preferiti comunque. E infatti ho ripreso da te. Vabbè, ti lasciando questo. Torna il Road to Europeo. L'altra volta mi ha fatto il gruppo A, ma alla fine non vi ho detto secondo me chi passavano. Secondo me nel gruppo A passeranno Germania e Ungheria, a sorpresa. Secondo me l'Ungheria arriverà seconda nel gruppo A. E poi, cioè, i migliori terzi non ve li dico perché sennò buonanotte. Gruppo B. Abbiamo Albania, Croazia, Italia e Spagna. Cioè, calcolate che nel gruppo B avevo riscritto due volte l'Albania perché mi ero sbagliato. Per quella Spagna l'ho dovuta fare all'ultimo. Partiamo dall'Albania, dove l'allenatore è Silvinho, che è brasiliano. Il record presenza è Lorik Sanà con 93, ex Lazio, me lo ricordo. Capocannoniere è Elson Bogdani con 18 gol. Mazza, cioè il miglior marcatore dell'Albania con 18 gol solo. Va bene. Il ranking FIFA e l'Albania si trova al 59° posto, aggiornata al 26 ottobre 2023. L'esordio fu contro la Jugoslavia, che ha perso 2-3 il 7 ottobre del 46. La miglior vittoria dell'Albania fu contro il Cipro per 6-1 il 12 agosto 2009. No, 1900. No, come cacchio. O non me lo dice questo 2009? Facciamo 2009, poi al massimo di... Cioè io calcolate, l'ho preso da Wikipedia, per cui se volete ve lo andate a vedere. Contro il Vietnam per 5-0 il 12 febbraio 2003. Contro il San Marino 5-0 l'8 novembre 8 novembre 2021, cioè per cui sempre con 5 gol di scarto. La peggior sconfitta fu contro l'Ungheria il 24 settembre del 1950 per 12-0. Gli europei ne hanno giocati solo due, nel 2016 che uscì nel primo turno e Nations League i due presenze esordio nel 2018-2019. E il miglior risultato, terzo posto, Lega B 2022-2023. Per cui nella prossima Nations League l'Albania sarà nella Lega A. Croazia. L'allenatore della Croazia è Zlatko Dalic, croato appunto. Record presenze, ovviamente, Luka Modric con 174, che potrebbe arrivare come minimo a 177 come minimo. Il capocannoniere è Davor Suker con 46, 45 gol, scusate, oggi non riesco a parlare, non so perché. Ranking FIFA, la Croazia si trova al 10° posto, aggiornato il 21 settembre 2023. L'esordio fu contro la Svizzera 4-0, come vittoria 4-0, il 2 marzo 1940. Miglior vittoria fu contro il San Marino. C'è qualcosa che non va. 11-0, scusate, ne avevo scritto solo uno. Cioè, 1-0, cioè, se ne era contro tutte praticamente. 11-0, il 4 giugno 2016. Poi, la peggiore sconfitta fu contro la Spagna per 6-0 l'11 settembre 2018. Come mondiali, ha fatto 6 presenze ai mondiali con l'esordio nel 1998. Come risultato al secondo posto del 2018. Per cui 20 anni dopo l'esordio arriva seconda al mondiale. Europei ne ha giocati 6 con l'esordio nel 1996, con miglior risultato i quarti di finale nel 1996 e 2008. Nations League 3 presenze, esordio 2018-2019,
come miglior risultato al secondo posto del 2022-2023 nella Lega A. Comunque ragazzi, non ve l'ho fatto mai vedere, vi faccio vedere ora il nuovo arrivato in casa, Zorino. Poi semmai vi faccio un video completo di tutti gli animali che ho. Tutti, vabbè, ce ne ho tre. Due gatti e un cane. Poi vabbè, ci siamo noi, che siamo i campioni in carica. Allenatore Luciano Spalletti, italiano. Record presenze Gigi Buffon con 176. Capocannoniere Gigi Riva con 35 gol. Ranking FIFA, ci troviamo al nono posto, aggiornato il 15 febbraio 2024. Cioè, perché non, cioè non so perché in alcune nazionali sono aggiornate nel 2024 e alcune nel 2023. Oh. Esordio fu contro la Francia, perso per 6-2 il 15 maggio del 1910. Miglior vittoria fu contro gli Stati Uniti per 9-0 il 2 agosto 1948, il giorno del mio compleanno, ma io non sono del 48, sono del 2001. Peggiore sconfitta contro l'Ungheria per 7-1 il 6 aprile 1924. Mondiali ne abbiamo fatti 18 con l'esordio nel 1934. Miglior risultato, vittoria nel 1934, 1938, 1982 e 2006. E pensare che manchiamo dal mondiale per da due edizioni del mondiale manchiamo. Vabbè, lasciamo perdere. E agli europei invece 11 presenze con l'esordio nel 1964, vittoria nel 1968 e 2020. La Spagna, allenatore Luis de la Fuente, spagnolo. Ovviamente Spalletti dell'Italia italiano. Record presenze Sergio Ramos con 180, che come minimo può arrivare a 183 se viene convocato, perché non lo so. Capocannoniere David Villa con 59. Record in FIFA, ottavo posto, 26 novembre 2023. L'esordio fu contro la Danimarca, vinto per 1-0 il 28 agosto del 1900. 40. Poi, miglior vittoria fu contro la Bulgaria per 13-0 il 21 maggio 1933. No, cioè, scusate, la miglior vittoria nel 1933. A 1920 l'esordio contro la Danimarca, scusate. Poi, peggior sconfitta contro di noi per 7-1 il 4 giugno del 1928. Gli europei ne ha fatti 2, no, scusate, ne ha fatti 11 con l'esordio nel 1964, miglior risultato vittoria nel 64, quindi all'esordio, 2008 e 2012. Poi, mondiali ne ha fatti 16 con l'esordio nel 1934, ma ne ha vinto solo uno, ovvero quello del 2010. Nations League, 3 presenze, 2018-2019, miglior risultato, vittoria nel 2022-2023. Passiamo al gruppo C, perché tocca andare veloce, visto che inizia tra un poco e io sono discontinuo. Dove ci sono? Ah, è vero. E secondo me nel gruppo B passano la Spagna, dai, e noi, cioè, per forza. Gruppo C, Danimarca, Inghilterra, Serbia e Slovenia. Prima vi dico chi passa, perché sono minimi come sempre. Se no, mi passeranno l'Inghilterra, una tra Danimarca e Serbia. Vi dico la Danimarca. Partiamo dalla Danimarca, dove l'allenatore è Kasper Hulmand, danese. Record presenze Simon Kjær con 131. Capocannoniere Paul Nielsen e John Dahl Tyson con 52 gol a testa. Record in FIFA, 21esima il 4 aprile 2024, esordio contro la Francia per 9-0, cioè vittoria 9-0, il 19-10, cioè 19 ottobre 2000, cioè 1908, in casa, vittoria per cui. Miglior vittoria, Francia per 17-1, il 22 ottobre 1908. Cioè per cui dopo
Cioè, prima vincono 9-0 e poi 17-1 qualche giorno dopo. Bene. Peggior sconfitta fu contro la Germania 8-0 il 16 maggio 1937. Sarebbe stato tipo anche la peggiore sconfitta contro la Francia per 9-0, per cui si rivendicavano. Mondiali. La Danimarca ne ha fatti 6 con l'esordio nel 1936, miglior risultato quarti di finale nel 1998. Gli europei. 9 edizioni, esordio nel 1964, miglior risultato, la vittoria di Euro 1992. Nations League, 2 edizioni, 2018-2019, miglior risultato, settimo posto, Lega 2020-2021. Passiamo all'Inghilterra, dove l'allenatore è Gareth Southgate, inglese. Record presenza appartiene a Peter Shilton con 125, capocannoniere Harry Kane, 62 e può ancora andare avanti. Record FIFA, quarto. Il 4 aprile 2024, esordio fu contro la Scozia 0-0 il 30 novembre 1872. Miglior vittoria contro l'Irlanda per 0-13 il 18 febbraio 1882, per cui 10 anni dopo. Peggior sconfitta contro l'Ungheria per 7-1 il 23 maggio 1954. In quel periodo, raga, l'Ungheria era la migliore, peccato che non ha mai vinto niente della sua storia. Mondiali 16 partecipazioni con l'esordio nel 1950 e il miglior risultato la vittoria nel 1966. Europeo 10 edizioni con l'esordio nel 1968, miglior risultato secondo posto nel 2020 contro di noi. Nations League 3 edizioni 2018-2019 l'esordio, miglior risultato terzo posto Lega 2018-2019. Serbia, l'allenatore è Dragan Stojkovic, serbo. Record presenze è Dusan Tadic con 106, capocannoniere Aleksandar Mitrovic con 57, se viene convocato penso a me può ancora migliorare. Record in FIFA 29esima il 26 ottobre novembre, scusate, 2023. Esordio contro la Repubblica Ceca, vittoria per 1-3 il 16 agosto 2006. Raga, c'è la Serbia perché prima c'era la Jugoslovacchia, la Cecoslovacchia, poi la Serbia. Ho scelto la Serbia direttamente perché sennò dovevo scrivere tre esordi. Per cui ho scelto il nome Serbia direttamente. Contro la Repubblica Ceca per 1-3 il 16 agosto 2006. Quindi dal 2006 si chiama solo Serbia. La miglior vittoria fu contro l'Azerbaigian per 1-8 il 17 novembre 2007. La peggiore sconfitta contro l'Argentina per 6-0 il 16 giugno 2006. Perché si vede che nel 2000, cioè si vede che a giugno 2006 ancora si chiamava come prima. E c'era solo questa. Mondiali, hanno fatto 5 mondiali con l'esordio nel 1998, miglior risultato ottavi di finale proprio nel 1998. Europeo, una partecipazione Euro 2000, miglior risultato quarti di finale proprio Euro 2000. Nations League, 2 edizioni con l'esordio 2018-2019, miglior risultato undicesimo posto Lega B 2020-2021. La Slovenia, allenatore Mazak Kek, sloveno pure lui, record presenze Bostjan Cesal con 101, capocannoniere Zlatko Zahovic con 35. Record FIFA 54esima il 26 novembre 2023 e esordio contro la Croazia sconfitta per 0-1 il 19 giugno 1991. Miglior vittoria contro l'Oman per 0-7 l'8 febbraio 1999. Peggior sconfitta contro la Francia per 5-0 il 12 novembre 2002. Di mondiali 2 partecipazioni con l'esordio nel 2002, miglior risultato primo turno 2002-2010. Europeo, un'edizione Euro 2000, miglior risultato primo turno Euro 2000. Nations League 2 partecipazioni esordio 2018-2019, miglior risultato primo posto Lega C 2020-2021. E niente raga, per questo video è tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao raga.